Buonasera, grazie a Valeria Palumbo per essere qui con noi. Oggi vogliamo ricordare il 25 aprile, parlando di resistenza civile, di una resistenza non armata. E abbiamo parlato prima, dei gruppi di difesa della donna e oggi parliamo invece di una resistenza non organizzata, una resistenza fatta, nel chiuso dei musei, nel chiuso anche delle case. E vogliamo parlare appunto di Fernanda Wittgens, di cui Valeria Palumbo e Giovanna Ginex, che purtroppo oggi non è presente con noi, di cui si sono occupate. Ecco, chiedo a Valeria Palumbo, che cosa significa fare resistenza senza armi? È un termine questo coniato da Anna Bravo e che ha un valore euristico, diciamo, molto importante, perché da lì, da quel momento in poi, dal momento in cui Anna Bravo ha parlato di resistenza senza armi, sono venute fuori storie di donne che prima erano sconosciute. Ricordiamo che per partigiane si intendeva solo coloro che avevano combattuto con le armi in un determinato periodo della resistenza. Ecco, invece con Fernanda Wittgens, ma anche le altre donne che con lei hanno salvato ebrei, hanno salvato antifascisti, eccetera, con Fernanda Wittgens parliamo appunto di resistenza senza armi e di una resistenza etica, civile. Sì, Prego. buonasera a tutti. Innanzitutto, io vorrei dire che questo concetto non serve solo a reinserire le donne, serve a dare alla resistenza e alle resistenze un valore diverso, perché si esce da un concetto armato che io trovo non solo maschile, ma anche molto maschilista, per parlare di resistenza ai fascismi o ai regimi dittatoriali sotto altre forme, ma con lo stesso valore e soprattutto con lo stesso prezzo da pagare. Io devo dire, quest'estate ero a Hong Kong, seguivo la protesta dei ragazzi, che non è una protesta violenta, ma sicuramente, come dire, il prezzo che pagheranno i ragazzi di Hong Kong, temo, sarà altrettanto alto. Quindi questa poi di Fernanda Wittgenstein ha un particolare valore, anche perché non è un fatto isolato, e questo è interessante. Cioè, noi ci siamo occupate qualche tempo fa di quelle che abbiamo chiamato le Monument Women, cioè le donne che durante la Seconda Guerra Mondiale, un po' perché per una serie di coincidenze si sono trovate alla guida di musei che in precedenza le donne non avrebbero mai potuto dirigere, e un po' perché erano più colte, hanno potuto salvare un patrimonio la cui perdita avrebbe compromesso in maniera, secondo me, definitiva la rinascita dell'Europa. E questa è un'altra cosa fondamentale, cioè il concetto anche di resistenza con le armi spesso ha poco a che vedere con la costruzione del futuro. E invece il fatto di salvare le opere d'arte, di salvare la cultura, di salvare le persone, ha molto più a che fare con il prepararsi a un futuro migliore. Allora, Fernanda Wittgens è stata la prima direttrice in Italia di un museo importante. È curioso perché era stata preceduta in realtà proprio a Milano da Alda Levi. Alda Levi è stata la prima donna sovrintendente archeologica, ed era stata anche la donna che aveva salvato e riscoperto la Milano romana. Era ebrea, Alda Levi, e quindi era stata poi cacciata per le leggi razziali, ma Alda Levi aveva avuto quel posto perché Mussolini riteneva che la Lombardia non fosse importante da un punto di vista archeologico. Questo è un altro dato interessante, cioè spesso queste donne sono arrivate a questi posti perché durante il fascismo si riteneva che certe posizioni culturali, che poi si sono rivelate importantissime, in realtà non lo fossero. Io vorrei citare brevemente, poi magari se vi interessa ci ritorniamo, altri tre personaggi che hanno profili simili. Quella più evidente è Palma Bucarelli, cioè mentre Fernanda Wittgens salva il patrimonio artistico di Milano, concretamente, cioè Brera, l'Ospedale Maggiore, e poi difende evidentemente il Cenacolo dai bombardamenti, e tutto il patrimonio dell'Ospedale Maggiore, Palma Bucarelli mette in sicurezza il patrimonio della Galleria
di arte moderna e contemporanea. Anche Palma Bucarelli diventa un'attiva antifascista, ma contemporaneamente in Francia c'è il fenomeno di Rose Vallin. Rose Vallin, di tutti questi personaggi, è il più famoso perché in qualche modo i film e quindi, come dire, la cultura mainstream le ha riconosciuto un ruolo, perché è l'unica che compare per esempio in quel film americano che si chiama Monument Man, che è proprio quel film che stabiliva che c'era stato questo ruolo fondamentale di chi aveva salvato anche il patrimonio. Rose Vallin è anche lei una antifascista attiva, rischia la fucilazione più volte. Quindi, e l'ultimo personaggio che vorrei citare è Gabrielle Münter. Gabrielle Münter è una grande artista, non è una sovrintendente, è una direttrice, ma mura nella sua cantina di casa una novantina di quadri di cosiddetta arte degenerata, che poi in maniera molto significativa avrebbe regalato al museo Lehmanns di Monaco, che era stato distrutto dai bombardamenti. Quindi in un museo che era stato comunque un museo sotto il regime hitleriano, una donna perseguitata da quel regime regala tutti i suoi quadri. Veniamo un attimo magari a Fernanda proprio, se sei d'accordo, Cettina. Io proprio due note di tipo biografico. Allora, Fernanda Wittgens, nonostante il nome, è nata a Milano, è milanesissima, è nata il 3 aprile del 1903. La cosa interessante è che sei mesi prima della nascita era arrivata a Milano un personaggio che sarebbe stato un personaggio chiave, che era Margherita Sarfatti. Perché dico che è un personaggio chiave? Perché Margherita Sarfatti, che in quel periodo è socialista e si batte per l'emancipazione delle donne, poi però è una sorta di ponte anche per l'interesse verso l'arte, perché la Fernanda Wittgens frequenterà la casa di Margherita Sarfatti diventando amica della figlia, e quindi ha modo di conoscere questo personaggio, che ha poi una parabola piuttosto curiosa, perché Margherita Sarfatti, benché sia di origini ebraiche, sposa in pieno la causa del fascismo. Diciamo che è la donna che crea il Duce come immagine internazionale, perché appunto è una donna colta, poliglotta, che gira, che conosce artisti intellettuali di tutto il mondo e che presta questa straordinaria cultura come dire, alla figura del Duce. Ovviamente neanche l'amante, andrà a finire malissimo, perché poi dovrà andare via dall'Italia. Però è interessante che in una prima fase, come dire, la sua casa sia il punto di riferimento per la cultura artistica milanese, così come quella di Anna Kuliscioff lo è per la parte più politica, e quindi Fernanda, come dire, in qualche modo conosce già questo ambiente. Studia al Parini, il padre ne è preside, e non sono ancora tante le ragazze che studiano in un liceo classico, lei invece sicuramente studia. A proposito di quello che dicevo della Sarfatti, io vorrei leggervi, ma proprio un passo brevissimo, di un articolo scritto appunto dalla Sarfatti dalle operaie cotoniere, è una rivista dalla rivista dell'Unione Femminile del 1902. Perché in quel momento a Milano la questione femminile era assolutamente, per queste intellettuali, all'ordine del giorno. Lei racconta delle bambine che lavoravano nelle industrie cotoniere, e cioè parla di fronte all'immagine del dente dei vestiti, ho davanti a me un'altra di scarne macilente creature raccolte a centinaia per 11-12 ore in ambienti chiusi, asfissianti, in mezzo a un incessante turbinio di polvere, intente alla continua, faticosissima vigilanza delle macchine, mentre una tosse violenta ne dilania i poveri petti e nei volti pallidi appaiono gli zigomi e le due macchie rosse, sintomi rivelatrici evidentemente della tisi. Quindi, come dire, c'è in questo momento non solo un grandissimo fermento culturale e artistico a cui Fernanda fa parte, ma anche una forte coscienza delle condizioni delle donne che lavorano, e in generale delle condizioni femminili. Dunque, un anno chiave è il 1928, perché nel 1928 Fernanda, che ha studiato nel frattempo anche all'università, incontra Ettore Modigliani. Ettore Modigliani, che è in quel momento alla guida di Brera, è una figura
straordinaria di intellettuale di antifascista che subirà la doppia persecuzione, perché nel 38 viene allontanato sia in quanto ebreo, ma comunque, come dire, è già stato preso di mira in quanto antifascista. Che cosa aveva fatto nel frattempo Fernanda? Era entrata a Brera, e qui è molto interessante perché lei entra come operaia avventizia. Allora, è una donna che ha una formazione culturale concreta, molto forte, ma entra come operaia avventizia. Non c'entra niente con quello che faceva in realtà. Cioè, lei in realtà assume subito dei compiti molto importanti all'interno di Brera. Questo fatto di assumere le donne in maniera precaria, spesso per moltissimi anni, o sottopagate o non pagate, ha fatto un'altra costante. Anche Rose Vallani in Francia fa questo lunghissimo percorso prima di arrivare ad una posizione dirigenziale a Jeu de Pomme. Anche lei è operaia avventizia. Cioè, anche lei, nonostante abbia un ruolo fondamentale nell'organizzazione delle mostre, nell'organizzazione delle collezioni, nella formazione dei cataloghi, è un'operaia avventizia, è sottopagata o per un lunghissimo periodo è addirittura una volontaria. A questo punto, il 38 le leggi razziali, il 39 inizia, come dire, a spirare venti di guerra, per quanto Mussolini voglia tenersene fuori. L'inverno, lo sappiamo, quello del 39-40 è la famosa drôle de guerre, cioè questo momento di pausa, però insomma si sa che Mussolini vuole entrare accanto a Hitler in guerra. Questa cosa diventerà concreta con l'attacco alla Francia. A questo punto comincia una organizzazione febbrile, di cui Fernanda è assolutamente protagonista, per mettere al riparo le opere. Mettere al riparo le opere, che vuol dire portarle via, innanzitutto, quindi distribuirle altrove rispetto a Milano, ma vuol dire anche bardare il cenacolo, bardare, poi il cenacolo purtroppo pagherà caro per altri motivi questa bardatura particolare, ma è sicuramente una bardatura che lo salverà dai bombardamenti che a Milano iniziano e continuano, evidentemente ci sono nel 43, ma poi ci saranno quello terribile dell'agosto del 43. Quindi questa è la prima parte del lavoro di Fernanda, ed è un lavoro assolutamente di successo, nel senso che le opere vengono salvate e si salva anche il cenacolo. Apparentemente è un compito finito con l'8 settembre e con la pace, non è così, perché lo sappiamo che invece il Nord Italia ricomincia come dire, un altro periodo di guerra, ma soprattutto comincia la resistenza, e a questo punto Fernanda si schiera, e si schiera, come dire, facendo una scelta precisa, che è quella di aiutare gli ebrei ad uscire. Devo dire che anche in questo è un'operazione comune alle altre Monument Women. Io ne vorrei ricordare un altro personaggio, che è la direttrice dello Zoo di Varsavia. È stato fatto anche un film su quello, che è un'altra donna che è riuscita a salvare moltissimi ebrei e ha salvato anche gli animali dello zoo di Varsavia. A un certo punto questa attività a favore degli ebrei, che lei fa con due sorelle, le sorelle Tressoldi, viene scoperta. Perché viene scoperta? Perché un ragazzo ebreo, per tentare di salvare suo padre che era stato arrestato, fa la spia, la denuncia, e Fernanda finisce in carcere. Non so se Cettina volevi dire qualcosa su questo, se no io vi leggerei un breve passo che lei scrive, di un passaggio che scrive dal carcere. Nelle lettere dalla madre che Fernanda manda dal carcere, racconta dell'esperienza del carcere come un'esperienza formativa. Considera il carcere come non solo un'esperienza formativa, ma di resistenza, e è preoccupata perché i parenti e gli amici vorrebbero che uscisse dal carcere, e fanno la richiesta anche di condono, ma lei non è d'accordo. Lei non è d'accordo perché appunto questa fermezza etica, poi, di restare in carcere per resistere fino in fondo al fascismo fa parte proprio della sua personalità, del suo carattere anche forte e coerente, se vogliamo.
Ecco, mi piacerebbe che leggessi magari alcune di queste lettere. Ricordiamo che lei è stata arrestata il 21 luglio del 44 insieme a Adele Cappelli Vegni, che era un medico, che era iscritto all'Unione Femminile e che poi dopo la guerra collaborerà con la Scuola dei Genitori dell'Unione Femminile Nazionale. E poi c'erano le sorelle, le due maestre, Zina e Maria Rosa Tressoldi. E ricordiamo che il processo a Fernanda e a Cappelli Vegni e a Zina e Maria Rosa viene condotto e comunque viene difeso da Edoardo Maino. Edoardo Maino, che è il figlio di Ersilia Maino, sarà il difensore in questo processo. Infatti tutte le carte che sono conservate anche all'Unione Femminile raccontano di questo processo e delle dichiarazioni che fanno sia Fernanda che Adele Cappelli del processo e delle loro tenute in carcere, no? Cioè, di come erano state trattate in carcere. Ecco, mi piacerebbe magari che raccontassi un po' questa esperienza del carcere attraverso le lettere che tu hai. Sì, molto brevemente. Allora, questo mi sembra importante. Vorrei fare del carcere una tappa di perfezionamento. Guardare la mia vita con occhio critico. Riflettere, dominarsi, ma dominarsi senza stroncare questa vitalità radiosa che in quest'ora ho scoperto, come tocchi i cuori intorno a me, e sia la mia salvezza, la mia difesa. Il carcere è una cosa umiliante per i delinquenti comuni, ma quando uno ha dentro di sé la luce di un'idea per la quale ha dato testimonianza, il carcere diventa una specie di esame di laurea. Si controlla la propria forza morale, la propria volontà e la giustezza della propria linea di condotta. E poi ci sono gli incontri con grandi anime e la consolazione di constatare tra tanto male anche il bene umano. La solidarietà con tutto ciò, dato specialmente il dolore che si arreca ai familiari, non voglio dire che il carcere sia desiderabile e mi auguro che voi non dobbiate mai nella vostra vita passare queste prove. Noi ormai vecchi, viviamo questi brutti giorni proprio con la speranza che alle giovani generazioni sia risparmiata la tragedia che abbiamo vissuto noi, che la nuova barbarie sia tramontata e che voi possiate servire una civiltà risorgente e sempre più sicura. Credo che gli eventi precipitino tanto da accorciare il tempo della mia lontananza. Comunque io sono serena. Leggo e mi distraggo occupandomi di tanta gente misera che mi circonda. Il tempo passa, come non avrei mai immaginato. E poi, se mi permetti, Cettina, leggerei proprio quello che scrive alla madre. Tu hai detto, sì, giustamente, esatto, che lei rifiuta la grazia, certo, e scrive delle parole che, come dire, dovremmo risentire a intervalli periodici. Lei dice: quando crolla una civiltà e l'uomo diventa belva, chi ha il compito di difendere gli ideali della civiltà, di continuare ad affermare che gli uomini sono fratelli, anche se per questo dovrà pagare? Almeno i cosiddetti intellettuali, cioè coloro che hanno sempre dichiarato di servire le idee e non i bassi interessi. E come tali hanno insegnato ai giovani, hanno scritto, si sono elevati dalle file comuni degli uomini. Sarebbe troppo bello essere intellettuali in tempi pacifici e diventare codardi o anche semplicemente neutri quando c'è un pericolo. L'errore delle mie sorelle e tuo è di credere che io sia trascinata dal mio buon cuore o dalla pietà di aiutare, senza sapere il rischio. È invece un proposito fermo che risponde a tutto il mio modo di vivere. Io non posso fare diversamente, perché ho un cervello che ragiona così e un cuore che sente così. Grazie. Senti, questa attività, poi ovviamente loro usciranno dal carcere, però questa attività che loro svolgono durante il carcere continuerà anche alla fine della guerra. Quindi è un'attività, secondo te, di cura?
citando sempre Anna Bravo, cioè di maternage, o come scrive Anna Rossi Doria, è un desiderio proprio di affermazione di un sé individuale, che è non solo individuale ma anche collettivo di tutte le donne, cioè una idea di costruzione di un sé come soggetto individuale e come identità femminile. Dunque, io ho per la parola maternaggio una sorta di epidemia, di allergia, quindi insomma, no, cioè è un intellettuale, fra l'altro appunto noi della sua vita privata conosciamo, mentre la Palma Bucarelli è un personaggio pubblico, è una donna di una bellezza, assomiglia ad Alida Valli, anzi lei dice Alida Valli che assomiglia a me, giustamente. Fernanda assomiglia molto più a Rose Vallana. Rose Vallana peraltro aveva una compagna. Lei ha, come dire, invece questa sua concentrazione su questo lavoro. E devo dirti che però è veramente una concentrazione sul lavoro e dell'arte che non molla, che la consuma addirittura, perché dopo la guerra, allora io innanzitutto vorrei notare che dopo la guerra c'è stato il grande tornare indietro delle donne, drammatico, e su questo vorrei insistere perché temo che l'emergenza Covid in qualche modo, come dire, possa comportare lo stesso rischio. Cioè quando c'è l'emergenza le donne sono in prima fila, vengono chiamate in prima fila, vengono esposte agli stessi rischi. Finita l'emergenza, quando c'è da ripartire e in qualche modo raccogliere i frutti della ripartenza, vengono rimandate indietro. Non credo che questa volta verranno rimandate a casa, però certo, sicuramente già si vede, per esempio il pensiero conservatore britannico già queste cose l'ha detto. Quindi come dire, Fernanda si trova a vivere in un periodo tremendo che sono gli anni 50. Negli anni 50, nonostante tutto il lavoro delle madri costituenti e delle donne che, come dire, sono state dentro l'assemblea costituente, c'è un drammatico ritorno indietro delle donne. Lei non molla il punto e, fra l'altro, vi voglio leggere solo un passo brevissimo invece subito dopo la liberazione, perché Antonio Greppi, che era diventato sindaco della Milano liberata, ricorda l'incontro con Fernanda e dice: non dette quasi tempo all'usciere di annunciarla e mi vidi davanti una donna diversa da tutte le altre. Un erudito classicheggiante avrebbe immaginato in lei Pallade Atena. Io pensai alla Valchiria. Il nome me lo ripeté lei allungandomi la mano: sono Fernanda Wittens. Quindi proprio un senso, come sì, dire, sì, certo, di sé forte. Dunque, allora, lei si batte innanzitutto per la nascita della Grande Brera, diventa reggente sovrintendente nel 1947 e nel 1950 reinaugura la Pinacoteca che è stata restaurata. Brera, sì. Dopodiché c'è la battaglia per il Cenacolo e questo è molto interessante perché dopo la guerra, appunto, era stato protetto, però i sacchetti di sabbia hanno fatto sì che c'erano state delle infiltrazioni molto gravi e la pittura era quasi, non era quasi leggibile. C'era stato chi aveva detto distruggiamolo e basta. Cioè avevamo fatto così tanto per salvarlo, si disse no, non è restaurabile, distruggiamolo. Lei, oppure lo volevano staccare, l'altra ipotesi era staccarlo. Lei si batte perché non venga staccato e venga restaurato da una persona realmente competente. Sono state battaglie all'ultimo sangue in cui peraltro, come dire, ogni tanto riemergeva la misoginia o la, come dire, il fatto di dire cosa vuole questa donna. Lei su questo, come dire, non arretra mai di un passo ed è anche interessante la polemica che fa per lo spostamento, la collocazione della Pietà Rondanini in quel nicchione certo. Devo dire, che è al Castello Sforzesco. Se vuoi vi leggerei un passo dalla lettera a Clara Valenti. Clara Valenti è stata una sua carissima amica e lei il 16 aprile del 56 le scrive: carissima, da giovedì, giorno dell'inaugurazione con Gronchi, a sabato, inaugurazione per l'elite culturale milanese, imperversa nel mondo sensibile di Milano la reazione ai musei del castello, sistemati come fiera e particolarmente alla indegna esposizione della Pietà entro un'edicola che ricorda un Vespasiano. Vicino a me c'è un sacerdote che non conosco, ma mi conosce perché, avendo inteso le critiche che ci scambiavamo con un collega di Torino, mi ha detto: e lei perché non si è opposta? Mi sono opposta tanto che ho lasciato la sovrintendenza e non sono e sono solo direttrice di Brera. Uomo solo non può vincere contro i molti, deve attendere l'ora della giustizia. Soprattutto per la Pietà Rondanini, che io, tra impegno politico e storia dell'arte laica, volevo dare ad una chiesa.
è un assessore democristiano condannato all'esilio. Non rimarrà a lungo in esilio, ha detto il sacerdote. Diamo tempo alla provvidenza. Certo è che oggi ho avuto il triste trionfo di chi vede avverare le sue previsioni sul fallimento di un'impresa dovuta alla mancanza di adeguate forze spirituali. Speriamo solo che a compenso di questa tristezza ci sia l'utilità di una lezione. Dunque, io chiudo solo dicendo che Parri le chiese di entrare in politica e lei non volle. Poi è morta evidentemente molto presto. E chiuderei con una frase di Rose Vallant. Quando a Rose Vallant fu chiesto di dire che cosa aveva fatto, lei ricordò anche tutti i suoi compagni e disse che si erano battuti per salvare un peu de la beauté du monde, un poco della bellezza del mondo. Bene, grazie Valeria Palumbo. Quindi ci ha dimostrato come si può resistere con l'arte, con la cultura, difendendo l'arte e la cultura. Ecco, io chiuderei augurandovi un buon 25 aprile e speriamo che questi nostri incontri siano lei visti e ascoltati da tutti i milanesi. In questo momento siamo chiusi nelle case e non possiamo manifestare, però almeno possiamo ricordare donne che hanno combattuto contro il nazifascismo e per la libertà. Grazie Valeria. Grazie a voi, buona serata a tutti. 25 aprile. Grazie, ciao.